Lunedì 14 e giovedì 15 giugno, come ormai ben saprete tutti, si voterà per il referendum. Gli elettori saranno chiamati ad esprimere la loro opinione sui quattro quesiti, acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento, che riguardano le norme che il governo ha già abrogato, ma che i referendum vorrebbero abrogare di nuovo, tanto che la Presidenza del Consiglio, dopo aver presentato ricorso alla Consulta, ha oggi adito l'Alta Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché una votazione inutile non rappresenta semplicemente una perdita di tempo, bensì, essendo il tempo denaro, rappresenta un notevole dispendio economico. Difatti, il caos conseguente al ricorso presentato dai comitati referendari ha comportato un immediato surplus di spesa pubblica costituito dalla ristampa di tutte le schede elettorali. Già l'erario si era dovuto sobbarcare l'ulteriore spesa di 350 milioni di euro per colpa di Marco Beltrandi del Partito Democratico, il cui voto il 16 marzo ha impedito l'accorpamento in una sola tornata delle elezioni amministrative e dei referendum. Quindi, a detta del ministro dell'Economia Tremonti, è auspicabile che non vi siano ulteriori sprechi, come, ad esempio, quelli sostenuti per la benzina per recarsi ai seggi, considerato che moltissimi elettori si troveranno in quei giorni, per i quali è previsto un solleone, magari già in vacanza nelle località marittime. In ogni caso, il governo prende democraticamente atto dell'ostinazione di alcuni cittadini di voler votare ad ogni costo, nonostante i quesiti siano, oltre che pleonastici, anche abbastanza incomprensibili. Si ricorda che per abrogare le norme già abrogate si dovrà barrare la casella con il no, mentre per non abrogare le norme già abrogate si dovrà barrare la casella con il sì. Buon voto a tutti. Aerei NATO in azione su Tripoli anche in pieno giorno. I lealisti del Rais ieri hanno profanato il